Logos Web Radio. Nuova puntata di Scrusciu, disturba il silenzio. Ospite di questa puntata è Marcello Ravveduto, presidente dell'associazione Anti-Racket Coordinamento Libero Grassi. Ricercatore di storia contemporanea, ha condotto numerosi studi sulla modernizzazione delle mafie. Collabora con diverse testate giornalistiche e televisive. Lo abbiamo intervistato in occasione del seminario Mafie e Antimafia, edizione 2012, che si tiene presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. Con Marcello Ravveduto abbiamo parlato della camorra, in particolare del rapporto tra fattore geografico e mentalità, dei diversi tipi di mafia e della situazione nella città di Napoli. Qual è il legame tra il fattore geografico e la mentalità delle persone che vivono effettivamente quel territorio? Il legame tra geografia e mentalità è dato dallo spazio residenziale. Molto spesso le persone, anche le persone per bene, soprattutto le persone per bene, che sono la maggioranza in quei territori, vivono una condizione di soggezione legata ad un sistema criminale che determina consenso nelle fasce suggestionabili. Ciò significa, in grossa parte, che si presentano dei modelli vincenti criminali all'interno di un'area geografica ben determinata, che è quella residenziale, che competono con i modelli legali di raggiungimento del successo o dell'ottenimento del successo attraverso il merito. Per cui uno degli elementi che più insiste sulla degenerazione di questa mentalità all'interno di un dato ambientale e geografico sono i modelli e i mezzi alternativi per raggiungere il successo. Lei ha definito la mafia come una piovra e la camorra come una medusa, invece. Ci può spiegare questa similitudine? La piovra evidentemente perché la mafia ha una testa e tanti tentacoli e questa testa è una testa grossa che rappresenta un potere verticistico, centralistico che si irradia su una serie di settori, dalla pubblica amministrazione, i rapporti con la politica, i rapporti con il potere sono fondamentali. Invece la medusa non ha una testa, ma è tutta nel suo essere un elemento gelatinoso, un'essenza gelatinosa, cioè un'entità gelatinosa, che le cui piccole propaggini però riescono, e la cui proprio dimensione molliccia riesce a penetrare nei diversi gangli della società. Questa è la differenza, perché sa bene che quando la medusa viene a contatto con elementi esterni, si squaglia, cioè si decompone fino allo scomparimento dentro quell'elemento. E questo è un elemento appunto che mentre la mafia è quasi rappresentativa di uno Stato, quindi di un essere che ha una grossa testa che ha poi le sue radici, dall'altro abbiamo un essere che ha forma mutevole e cangiante. Qual è il rapporto tra la Napoli, città legittima, e la Napoli, città illegittima? Cosa sono queste due realtà di Napoli? In fondo queste due realtà sono la sostituzione della vecchia storia tra Napoli alta e Napoli bassa. Una vecchia storia che era la dimensione tra una Napoli elitaria e una Napoli popolare. Forse oggi questo è completamente superato in una condizione in cui c'è una Napoli che noi conosciamo, che è quella delle istituzioni pubbliche, dei sindacati, del volontariato, della vita quotidiana così come ci appare, mentre dall'altro lato c'è una città illegittima che è quella dei servizi illegali della città, dove avviene la prostituzione, il lavoro nero, lo spaccio di droga, la contraffazione. Ora queste due città sembrano essere differenti, cioè sembrano essere asimmetriche, e la città legittima proclama la condanna della città illegittima, ma allo stesso tempo queste due città, è il motivo per cui Napoli non scoppia socialmente, si parlano sotterraneamente, perché molto spesso la città illegittima fornisce dei servizi legali alla città legittima. Grazie mille. Grazie a lei. L'intervista è stata curata da Lucio Cipollari. Un saluto da Lucio Cipollari. Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.